Qualche giorno fa ho fatto la mia prima uscita, tra virgolette, della stagione. Ho testato un po' la situazione nuova, devo dire che mi piace, nel senso che ho fatto qualche piccola modifica estetica al caballero, ho preso un nuovo casco e quindi diciamo adesso sarei, tra virgolette, pronto a fare qualche uscita più bella, più particolare, no? E sono andato anche un po' in giro qui nella zona. Devo dire che è sempre la solita emozione, non cambia granché. Ogni volta che sali su quella moto è sempre bello, come vedrete dalle immagini sicuramente. Ho verniciato il copriserbatoio, che alla fine è una plastica appunto che fa da cover al serbatoio in sé per sé, di bianco. Questo perché, come avevo detto nel video precedente, il caballero in quel modo, ok, sì, sono i colori storici, ma mi sembrava troppo moto uscita dal pacchetto di patatine o dall'uovo di Pasqua. Infatti loro se ne sono sicuramente resi conto, probabilmente avranno anche visto il mio video dove lo recensisco e hanno fatto poi successivamente tante altre colorazioni e tante altre situazioni, e questo comunque mi fa piacere, anche se non ho conferma di questo, però è avvenuto dopo, quindi vuol dire che comunque hanno valutato il discorso estetica, che è molto importante per un motociclista. Io, per quanto mi riguarda, adesso la vedo molto più elegante la moto. Provvederò a fare degli adesivi bianchi appunto sulla parte dove vanno gli adesivi, così appunto da averla personalizzata. Cioè, per me quella moto adesso la sento più mia, la sento più simile a quello che appunto voglio io da una moto, no? In questo caso a me mi dà un forte senso di eleganza, nonostante il caballero sia comunque una moto bella grezza. Continuo a non amare tantissimo, in quanto neanche lo utilizzo praticamente mai, il portaborse, quello lì che c'è sul serbatoio, però ci sta e facciamo finta che sia un'estensione della sella. A me esteticamente non piace. Se magari un domani gli amici di Fantic faranno uscire un copri serbatoio sostitutivo senza quella parte lì, probabilmente lo comprerò. Avevo pensato anche a qualche modifica in vetro resina, non lo so. Meccanicamente non è cambiato niente, perché io non sono più andato dal meccanico, in quanto la pandemia non ha aiutato, e in più se la moto è ferma perché devo spendere soldi, perché ho capito che nonostante i difetti sono di fabbrica o comunque di regolazione, dovevo pagare lo stesso, e quindi io non capisco perché devo pagare su una moto, cioè devo pagare delle regolazioni su una moto nuova che mi dà problemi appena uscita dal meccanico, e questa cosa mi ha dato fastidio, non ci sono più andato, però la dovrò risolvere prima o poi. In quanto a consumi è sempre più o meno la stessa cosa, però ho notato che ultimamente, andando solamente al lavoro, e comunque il mio studio dista da casa mia pochi chilometri, pochissimi chilometri, con 5 euro ci posso anche fare 2 giorni. Voi dite: ma quanto fa al litro? Non lo so, perché non, questi tecnicismi non mi interessano. Io non sto lì a misurare tutte cose, ragazzi. Non faccio questo di mestiere. Però se tu sei una persona che ne capisce, se io ti dico con 5 euro, che più o meno la benzina può costare di media un euro e 40 al litro, io magari faccio quei 3 km al giorno per andare a lavorare e tornare, quindi andare e tornare 3 totali, 2 giorni saranno 6 km più qualche giretto, mi dura 2 o 3 giorni, mi dura forse anche qualcosa in più, perché magari certe volte faccio anche altri giri, no? Come dico io spesso, non passo sempre dalla strada normale, ma magari passo anche dal fiume, dalle montagne, dalle cose. Vi farò vedere queste strade nei prossimi video, qualora voleste che io continui questa serie di video, che quanto ho visto dai video precedenti è abbastanza apprezzata. Quindi mi sto attrezzando per farne altri. Ovviamente c'è stata la pandemia, c'è stato il mondo che è impazzito, c'è stato l'inverno e quindi non ho potuto fare prima. In questa prima uscita moltissimo improvvisata, che non è un'uscita perché praticamente è vicinissimo al paese dove sto io, sono andato a Santa Lucia del Mela, al santuario barra castello. C'è chi lo chiama santuario, c'è chi lo chiama castello. Di fatto è un castello, però attualmente da un bel po' di anni a questa parte è diventato un santuario.
è una chiesa e quindi lo chiamano multisantuario. La curiosità di questo posto, quindi proprio una curiosità cinematografica che si va a intrecciare appunto con quello che faccio io nel video di oggi, è che proprio in questo santuario barra castello di Santa Lucia del Mela è stato girato abbondantemente, direi, una buona parte di film di Ficarra e Picone, che dovrebbe essere il 7 e l'8, se non sbaglio, sì, quello dello scambio delle... Vabbè, non vi anticipo niente. Comunque, buona parte del film, il 7 e l'8. E questa parte che vi sto facendo vedere adesso è stata adibita a cimitero finto. Quindi c'erano tutte quante le tombe finte e quant'altro. Se vi andate a guardare il film lo vedrete, ed è una cosa fortissima, perché questo luogo, che non sembra, nel senso, se tu lo guardi normalmente è un normalissimo castello, ci sta appunto una chiesa, è stato proprio adibito a set cinematografico, le stanze interne, quella parte esterna dove hanno fatto appunto il piccolo cimitero finto. La strada di arrivo al santuario si vede poi in una delle scene finali, fortissima questa cosa. E niente, è una curiosità, se volete andarvelo a guardare, il 7 e l'8 c'è, nel 7 e l'8 c'è proprio questo santuario qui. Per il resto fatemi sapere cosa ne pensate della mia moto, se vi piace, come l'ho un po' personalizzata e la continuerò un po' a personalizzare. Volevo cambiare un po' di cose, però piano piano, e devo dire che già per me cambiare colore è stato assurdo, perché io non avevo il coraggio quasi di farlo. Quindi fatemi sapere se vi piace, fatemi sapere se volete appunto video riguardanti appunto tutta la mia zona, che è bellissima. Ho fatto il video dove sono andato alla chiesetta di San Nicola, che lo potete trovare nelle info in alto e nella descrizione in basso, o nel mio canale. Se la cosa vi piace, possiamo fare una bella serie, in quanto iniziata la primavera, sta per iniziare l'estate, la moto è bella pronta e ci possiamo divertire, vi posso far vedere qualche posto. Se c'è qualche caballerista o comunque motociclista scrambler che può fare anche strade sterrate, perché a me piace tantissimo, io mi secco fare la strada asfaltata sempre, che vuole unirsi a me e quindi fare dei giri, riprese, eccetera eccetera, divertirsi insieme, no? Nella nostra zona, contattatemi, lasciate un commento qua sotto o contattatemi su Instagram, nelle mie pagine mi trovate veramente ovunque, e ci divertiamo, raga. Dimenticavo che qualcuno nei commenti mi aveva chiesto come si faceva a collegare il caricabatterie del cellulare alla moto, praticamente come fare il collegamento. È semplicissimo, il caricabatterie che ti vendono, io ne ho preso uno su Amazon, chiaramente avrà due fili della corrente, che saranno ovviamente polo positivo e polo negativo. Non bisogna fare altro che collegare questi fili alla batteria. Come si fa? Sullo sterzo, ovviamente in base al tipo di caricabatterie USB che comprerete, appunto farete il montaggio appunto di questo blocchetto. I fili, che ovviamente devono essere non troppo tirati, ma comunque devono darti la possibilità di muovere lo sterzo, vanno infascettati passando sotto il serbatoio fino ad arrivare al vano batteria, che si trova sotto la sella, svitando un bulloncino esagonale. Una volta alzata la sella, semplicemente si prendono dei faston, si pinzano i fili ai faston, appunto spellando i fili, mettendo il faston e stringendo con l'apposita pinza. Questi vanno inseriti, mi raccomando, positivo e negativo, nelle vitine della batteria, vanno appunto avvitate le vitine della batteria, senza dimenticarci nulla, perché se ci scordiamo di collegare i fili della moto, la moto non parte. Va richiuso il tutto, il caricabatterie USB praticamente funziona, nulla di che. Siccome mi era stato chiesto nei commenti, l'ho inserito in questo video. Questo era un video intermezzo per riprendere un po' la situazione caballero. Fatemi sapere qualsiasi altra curiosità nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!